Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mi rallegro di vivere insieme con voi questa giornata di riflessione e preghiera inserita nel contesto della festa dei nonni. Vi saluto tutti con affetto, ad iniziare dai presidenti delle associazioni, che ringrazio per le loro parole. Esprimo il mio apprezzamento a quanti hanno affrontato difficoltà e disagi pur di non mancare a questo appuntamento. E al tempo stesso sono vicino a tutte le persone anziane, sole o ammalate, che non hanno potuto muoversi da casa, ma che sono spiritualmente unite a noi. La Chiesa guarda alle persone anziane con affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte essenziale della comunità cristiana e della società. Non so se avete sentito bene. Gli anziani sono parte essenziale della comunità cristiana e della società. In particolare rappresentano le radici e la memoria di un popolo. Voi siete una presenza importante perché la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per guardare al futuro con speranza e responsabilità. La vostra maturità e saggezza accumulate negli anni possono aiutare i più giovani, sostenendole nel cammino della crescita e dell'apertura all'avvenire, nella ricerca della loro strada. Gli anziani, infatti, testimoniano che anche nelle prove più difficili non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e in un futuro migliore. Sono come alberi che continuano a portare frutto, pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per l'affermazione della cultura della vita. Non sono pochi gli anziani che impiegano generosamente il loro tempo e i talenti che Dio ha loro concesso, aprendosi all'aiuto e al sostegno verso gli altri. Penso a quanti si rendono disponibili nelle parrocchie per un servizio davvero prezioso. Alcuni si dedicano al decoro della casa del Signore, altri come catechisti, animatori della liturgia, testimoni di carità. E che dire nel ruolo dell'ambito familiare? Quanti nonni si prendono cura dei nipoti, trasmettendo con semplicità ai più piccoli l'esperienza della vita, i valori spirituali e culturali di una comunità e di un popolo. Nei paesi che hanno subito una grave persecuzione religiosa, sono stati i nonni a trasmettere la fede alle nuove generazioni, conducendo i bambini a ricevere il battesimo in un contesto di sofferta clandestinità.
In un mondo come quello attuale, nel quale sono spesso mitizzate la forza e l'apparenza, voi avete la missione di testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre, perché sono scritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla parola di Dio. Proprio in quanto persone della cosiddetta terza età, voi, o meglio noi, perché anche io ne faccio parte, siamo chiamati a operare per lo sviluppo della cultura della vita, testimoniando che ogni stagione dell'esistenza è un dono di Dio e ha una sua bellezza e una sua importanza, anche se segnate da fragilità. A fronte di tanti anziani che nei limiti delle loro possibilità continuano a prodigarsi per il prossimo, ce ne sono tanti che convivono con la malattia, con difficoltà motorie e hanno bisogno di assistenza. Ringrazio oggi il Signore per le molte persone e strutture che si dedicano a un quotidiano servizio agli anziani, per favorire adeguati contesti umani in cui ognuno possa vivere degnamente questa importante tappa della propria vita. Gli istituti che ospitano gli anziani sono chiamati ad essere luoghi di umanità e di attenzione amorevole, dove le persone più deboli non vengono dimenticate o trascurate, ma visitate, ricordate e custodite come fratelli e sorelle maggiori. Si esprime così la riconoscenza verso coloro che hanno dato tanto alla comunità e sono la sua radice. Le istituzioni e le diverse realtà sociali possono fare ancora molto per aiutare gli anziani ad esprimere al meglio le loro capacità, per facilitare la loro attiva partecipazione, soprattutto per far sì che la loro dignità di persone sia sempre rispettata e valorizzata. Per fare questo bisogna constatare la cultura nociva dello scarto, constatare questa cultura nociva dello scarto che emargina gli anziani ritenendole improduttivi. I responsabili pubblici, le realtà culturali, educative e religiose, come anche tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati a impegnarsi per costruire una società sempre più accogliente e inclusiva. E questo dello scarto è brutto, eh? Una delle mie nonne mi raccontava questa storia, che in una famiglia il nonno abitava con loro, era vedovo, ma incominciò a malarsi e a tavola non mangiava bene. E gli si cadeva un po' del pasto. E un giorno il papà ha deciso che il nonno non mangiasse più con loro a tavola e che mangiasse in cucina, e ha fatto un tavolino piccolo per il nonno.
Così la famiglia mangiava senza il nonno. Alcuni giorni dopo, quando tornò a casa dal lavoro, trovò uno dei suoi figli piccolini giocando col legno, i chiodi, i martelli lì. Ma cosa stai facendo? Il bambino gli ha risposto: sto facendo un tavolo. Ma perché? Per te. Perché quando tu diventi vecchio, possi mangiare così. I bambini naturalmente sono molto attaccati ai nonni e capiscono cose che soltanto i nonni possono spiegare con la sua vita, col suo atteggiamento. E questa cultura dello scarto. Ma tu sei vecchio? Vai fuori. Tu sei vecchio? Ma ha tante cose da dirci, di raccontarci di storia, di cultura, della vita, dei valori. Non lasciare che questa cultura dello scarto vada avanti. Che sempre ci sia una cultura inclusiva. È importante anche favorire il legame tra generazioni. Il futuro di un popolo richiede l'incontro tra giovani e anziani. I giovani sono la vitalità di un popolo in cammino e gli anziani rafforzano questa vitalità con la memoria e la saggezza. E parlate con i vostri nipotini, parlate. Lasciate che loro vi facciano domande. Sono di una peculiarità diversa la nostra, fanno altre cose, gli piacciono altre musiche, ma hanno bisogno degli anziani, di questo parlare continuo e per dare la saggezza. Mi fa tanto bene leggere quando Giuseppe e Maria portarono il bambino Gesù, aveva 40 giorni il bambino, al Tempio. E lì trovarono due nonni. E questi nonni erano la saggezza del popolo, che lodavano Dio perché questa saggezza potrebbe andare avanti con questo bambino. Sono i nonni a ricevere Gesù nel Tempio, non il sacerdote, questo viene dopo. I nonni, e leggete questo nel Vangelo di Luca, è bellissimo. Cari nonni e care nonne, grazie per l'esempio che offrite di amore, di dedizione e di saggezza. Continuate con coraggio a testimoniare questi valori. Non manchino alla società il vostro sorriso e la bella luminosità dei vostri occhi, che la società possa vederli. Io vi accompagno con la mia preghiera e anche voi non dimenticatevi di pregare per me
e ora su di voi e sui vostri proposti e progetti di bene invoco la benedizione del Signore. Ma adesso preghiamo alla nonna di Gesù, a Sant'Anna. Preghiamo a Sant'Anna, che è la nonna di Gesù, e lo facciamo in silenzio, un attimino, ognuno chieda a Sant'Anna che ci insegni a essere buoni e saggi nonni. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Grazie. Amen.